le immagini, le più a terzo di Palermo, inquadrato Alberto De Rossi. Si comincia con la Roma che tocca il suo primo pallone, palla in mezzo subito con Ciciretti, poi Piscitella inquadra la porta, ma c'è la deviazione. Caprari, Roma che gioca molto bene, l'esterno di Caprari, è una Roma che costruisce azioni. Ciciretti, la conclusione con il sinistro, Sepe, portiere che ha esordito già in Serie A con il Napoli contro la Fiorentina. Adesso Frascatore, poi Dieme, Dieme si fa vedere, Frascatore, palla in mezzo, il velo di Ciciretti, Florenzi va con il destro, Sepe non trattiene, un errore che commetterà anche più avanti, e Caprari mette dentro il gol dell'1-0, l'esultanza di Caprari, stile Totti, e questa è un'imitazione, un'emulazione vera e propria. Dopo 12 minuti Miggiano sostituisce Simonetti che non la prende bene, entra Corsini che cambierà però la partita, difesa 5 del Napoli, eppure la Roma si fa vedere ancora, Viviani la conclusione, palla che termina fuori alla destra dell'estremo difensore, qui quadrato Viviani, e Napoli ribalta la partita, perché qui su questo contropiede c'è un problema difensivo chiaro. De Vena ne approfitta e mette dentro il pallone del 1-1. Continueremo a vedere gli highlights della partita, purtroppo abbiamo un problema con il nostro monitor di servizio, continuate però a vedere le immagini, perché una Roma che sicuramente ha giocato molto molto bene, è stata sfortunata perché il Napoli di fatto con due palloni ha messo dentro il vantaggio nel primo tempo, è proprio questo, il gol di De Vena, 2-1 con la squadra partenopea che è andata due volte in rete con due soli tiri in porta. Qui la punizione di Viviani, la parata di Sepe, finisce il primo tempo. E Napoli che comincia la ripresa, eppure una Roma che si fa vedere con Caprari, non ci sono stati cambi dall'inizio, e allora si fa vedere Piscitella sulla destra, una occasione divorata ancora da Piscitella che lascia il posto a Bongura. Dieme va sulla destra, pallone in mezzo sul secondo palo, Caprari anticipa anche Florenzi che non riesce ad arrivare, si arrabbia un po' con il compagno ma non l'aveva visto. Florenzi guida adesso l'azione della Roma, Caprari gioca un po' su tutto il fronte offensivo, la botta con il destro, palla che finisce alta sulla traversa, esce anche Ciciretti, entra Politano, dopo un po' uscirà Mladen e entrerà Sabelli che ha cambiato la partita. Eccola qui l'altra sostituzione, ritorna dopo l'infortunio Sabelli, una partita strepitosa la sua, Frascatore, pallone in mezzo, colpo di testa di Dieme, la palla si alza sulla traversa, non riesce Sepe a prendere questo pallone, Frascatore, siamo a metà del secondo tempo, è il 2-2 con Paolo Frascatore che riesce a beffare l'estremo difensore Sepe, il gol di Paolo Frascatore, primo gol in campionato. Qui Florenzi cerca la sua settima rete stagionale, palla che termina fuori, Sepe accompagna il pallone, una Roma che però non si accontenta, esce Dezzi, l'anno scorso ha giocato in Serie C con il Giulianova, ed entra in campo Gatto, calcio d'angolo però, Florenzi, siamo allo scadere, la Roma sta attaccando in continuazione, Bongura non trova la mira, non trova lo specchio della porta, palla alta, qui Politano, pallone in mezzo, confusione da una parte e dall'altra, la palla non riesce ad entrare, traversa, poi la palla rinviata fuori, Barba ancora per Florenzi che può arrivare sul pallone, stoppa, vede il movimento dei compagni, mette in mezzo, la palla rinviata da Sepe dopo il colpo di testa di Dieme, l'arbitro